La Juventus si aggiudica la finale di Coppa Italia battendo la Lazio per 2-1. Vantaggio laziale con Radu di testa nei primi minuti, una Lazio tonica che non lascia spazio ai bianconeri e si concede qualche pericolosa ripartenza. Candreva tra i migliori in campo. Pareggia la Juventus con Chiellini che sfrutta un colpo di testa di un compagno e di sinistro fredda al volo Berisha. Poi partita attenta da entrambe le parti, non ricca di occasioni fino a metà del secondo tempo, quando entra Djordjevic. La partita si accende ed il centravanti laziale ha le occasioni migliori. Prima liscia un tiro in aria, poi colpisce un doppio palo. Si va ai supplementari e questa volta il Gioli lo pesca Allegri, che fa entrare Madri, che trova il gol con un piattone non troppo pericoloso, che Berisha vede alla fine. La Juventus vince la 10ª Coppa Italia, quella della Stella d'Argento.